caffè che vale, espresso scende, moca sale. Alessandra, parto da te questa volta, il tuo rapporto col caffè. Ma allora, il caffè io solo nella caffettiera, non amo tanto il caffè del bar oppure della... La classica moca. La classica moca, mi dispiace. E lo bevo la mattina quando faccio colazione, un'altra metà mattinata, un altro pranzo e poi basta, perché altrimenti io non dormo più la notte. Però deve essere buono come caffè, di solito prendo sempre il 100% arabica. E non mi piace il caffè slavato, mi piace il caffè bello, bello deciso. Fabio? Qui ragazzi, qui c'è una scelta, perché io nasco da... barista di casa qua. Giura? È vero? Dai, raccontaci anche questa, vai. Se posso? Posso? Puoi, vai. Io nasco da un papà e una mamma commercianti, baristi. Il papà aveva un bar gelatiere anche, quindi bar gelateria. Dunque, a Via Odritina Gubbio a Roma, il primo bar dove io quasi sono nato, perché loro, io sono nato e loro c'erano già il bar. Forse ho una fotografia e vi faccio vedere. Dai, se ce l'hai prendila al volo. Se no poi me la mandi, eccola lì, bellissima. Poi magari mi scatti meglio la fotografia, ma che bello, in diretta, guarda, proprio con le due tazzurelle portate. Ma sei tu quello lì? Sì, caro mio. Wow, ma questo è uno scoop incredibile. Sarà felice Umberto, perché consacriamo una volta di più il valore del caffè per gli italiani. Ecco, questo piccolissimo è qui, eri predestinato ad aprire una catena di bar da autonomo e indipendente. No, avevo due tre freddi, ti racconto questa cosa. Il mio delitino Gubbio, lì quella foto lì c'è mia zia, perché mio papà, mia mamma, c'era mia zia che ci aiutava, eccetera, eccetera. Poi da lì mio papà si è spostato, è andato ai Parioli, in via Archimede, poi dai Parioli in via Ripari Fiscali. Io siamo cresciuti, quindi abbiamo aiutato i nostri genitori nel bar. E io, mentre scrivevo i primi testi e le prime canzoncine sotto al bancone, preparavo caffè, facevo. E i caffè erano diversi: caffè ristretto, caffè al vetro, Roma. Caffè macchiato, caffè decaffeinato, caffè, cioè, di tutto e di tutto. E quindi, insomma, io il rapporto col caffè è da innamorato, nel senso che per me il caffè è stato una delle prime realtà che un bar ti offre, perché il bar, almeno fino a quei tempi, ti valutava la forza del bar e il valore del bar si valutava da quanti chili di caffè si producevano al giorno. Quindi poi papà ha aperto anche di più, ha allargato, è diventata la gastronomia, quindi mi sono occupato della gastronomia, eccetera. Però il caffè è qualcosa che a me non può mancare. La mattina io mi alzo, sono il primo a fare la colazione, a preparare la colazione per tutti, mi faccio colazione, faccio la mia colazione con il mio caffè, poi me ne prendo un'altra a metà mattinata, poi dopo pranzo, se ci scappa anche nel pomeriggio. Se vado al bar, è chiaro, mi prendo un buon caffè, sempre rigorosamente ristretto e al vetro. Anche al nord, magari fuori dall'Italia no, perché mi menano, però anche al nord cerco di mantenere questo caso. Ti è venuta voglia di un buon caffè? Vieni a trovarci in uno dei nostri punti vendita o continua a navigare nel nostro sito per acquistare il tuo caffè ideale. 101 Caffè, liberi di scegliere.